Eccoci nuovamente in diretta con Giornata dei Veneti nel Mondo, la grande storia dell'immigrazione veneta. Questa è la seconda parte. Beh, il Veneto, lo sapete, è rappresentato da sette province: Belluno, Treviso, Padova, Venezia, Verona, Vicenza e Rovigo. Però da sempre si dice che è presente un'ottava provincia veneta che non si trova nella nostra regione, non si trova in Italia, non si trova in Europa. Dobbiamo andare oltre l'oceano, dobbiamo andare in Brasile. Ebbene sì, il Brasile è considerato, soprattutto una parte del Brasile, l'ottava provincia del Veneto. Per qual motivo? Beh, ce lo racconterà Cesare Augusto Prezzi, uno storico che da sempre segue la dinamica e la storia dell'immigrazione veneta, nel nostro caso anche bellunese in Brasile, un appassionato quindi del fenomeno migratorio che ha portato decine di migliaia di veneti in Brasile, ma permettetevi, non solo un appassionato, ma una persona innamorata anche della sua terra. In questo caso parliamo ovviamente del Veneto. Lasciamo quindi la parola allo storico Cesare Augusto Prezzi. Grazie davvero per la tua disponibilità e ascoltiamo davvero quello che ci racconterà con Storia dell'emigrazione veneta in Brasile. Grazie ancora, Cesare. Cari amici, buondì dal Rio Grande do Sul, l'ottava provincia veneta fuori d'Italia. Un saluto al governatore Luca Zaia, all'assessore ai flussi migratori Corazzari, al presidente De Bona e al vicepresidente della Consulta Molossi. Un abbraccio fortissimo alla comunità veneta sparsa nei cinque continenti. Io in questi 30 minuti farò una lezione dell'occupazione veneta in Brasile, in particolare le due situazioni, le due occupazioni completamente diverse, quella dal São Paulo e est del Brasile, la zona di Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. E poi il sud del Brasile, che credo che sia una esperienza unica al mondo, paragonabile alla conquista dell'Ovest americano, perché i Veneti arrivati basicamente nel sud del Brasile hanno occupato 4.500 chilometri, partendo dai confini dell'inizio dei Pampas, dei confini con Argentina e Uruguay. Hanno in 100 anni occupato tutto l'ovest brasiliano, dove troviamo il clima diverso, clima subtropicale, tropicale e equatoriale. Abbiamo una vegetazione completamente diversa e ha trasformato questo Brasile arcaico nel Brasile moderno. Allora faremo un percorso dimostrando le due realtà. Queste due realtà, ma basicamente dimostrando che l'esperienza di occupazione in Rio Grande do Sul è un'occupazione unica al mondo. È un'esperienza che diversamente di quella americana, che è stata girata in migliaia di film, diciamo così che gli americani sono stati più bravi di produrre nel cinema in un periodo praticamente uguale, che sono il fine del secolo XIX, gli anni 1860, 1870, 1880, fino al 1900, basicamente il periodo che si occupava qua in Rio Grande, queste foreste che erano proprietà dei gesuiti. Allora, un viaggio all'interno del Brasile, un viaggio alla solitudine delle famiglie che hanno vissuto basicamente un'apocalisse, come menziona Renzo Maria Grosselli nel suo recente libro. Ma io credo che in Rio Grande, in Brasile, non sia esattamente una situazione di apocalisse. Può essere che sia
hanno vissuto delle grandissime difficoltà di conoscenza del suolo, del clima, di conoscenza dei cicli di produttività, perché sono completamente diverse del clima equatoriale, ma qui in Brasile posso fare almeno una menzione. La maggioranza delle case sono gialle. Perché queste case sono gialle? E pitturavano anche le finestre, la maggioranza delle case di legno, le finestre in verde, perché hanno potuto creare, di realizzare un pezzo di questo sogno, hanno potuto fare le sue, creare le sue famiglie, i figli, di realizzare un pezzo di questo sogno, ma di occupare e creare praticamente, di ricreare una civiltà in un mondo praticamente di una foresta, di una geografia praticamente sconosciuta. Allora, nella lezione che farò in due momenti, la prima un PowerPoint con delle immagini spiegando questa epopea, e poi due filmati bellissimi dove si può vedere un pezzo di questo territorio di Rio Grande, che è un omaggio al territorio che è stato abbandonato, lasciato nel Veneto, né? E questo territorio all'interno di Rio Grande, dove si trovano centinaia di comunità che sono praticamente rimaste lì dimenticate per più di 100 anni, isolate per più di 100 anni. In queste comunità si trova la cappella, la piccola cappella, la chiesetta, la casa, le piccole città, centinaia e centinaia di piccole città sono state costruite pensando sempre al comune di partenza, al santo del piccolo comune. Allora faremo un piccolo viaggio che credo sarà molto interessante, e che anche noi, dopo 150 anni di che l'imperatore portoghese Dom Pedro II crea queste colonie nel 1870, noi arriviamo adesso ancora con molti segni e un bagaglio molto presente, non solo genetico, ma un bagaglio di cultura, di religiosità e di valori che sono originari nelle comunità, nel territorio, nel popolo veneto. Allora, il percorso sarà fatto in due momenti, 30 minuti con i veneti in Brasile e poi ad Ilopolis, la conoscenza dei percorsi dei molini, che è molto, molto interessante, che è gestito dalla ABM Taquari Antas, dal consultore Ismael Rosset. Questa è un'immagine sintesi dell'immigrazione, perché qua si vede la prima generazione prendendo l'abitudine del nuovo territorio. Lì c'è il cimarron, che è quello che noi beviamo qua come caffè, che è stato adottato dai gesuiti, dalle antiche missioni gesuitiche, e che era usato praticamente per fare gli indigeni guarani svegliarsi. Però qua i nostri bambini, questo vizio si prende da bambini mettendo il zucchero. Se è molto amaro, è un tè amaro digestivo per digerire la carne, e si usa come con zucchero e con latte, che poi i bambini, come io, passano la vita intera al mattino principalmente bevendo questo chimarrão, che è anche tipico in Paraguay, in Argentina e Uruguay. Questo sarà il percorso, storia dell'immigrazione italiana in Brasile, poi destinazione, le differenze tra San Paolo e Rio Grande, cos'è la regione Rio Grande do Sul, che ha la stessa misura d'Italia, che ha 301.000 km
quadrati, e il Rio Grande ha 288, il paesaggio naturale, andiamo a vedere un po' di fotografie, occupazione e distribuzione nel territorio, come è stata fatta l'occupazione, le fasi fino ad oggi, quali sono le città gemelle, le città storiche, la sostenibilità del patrimonio storico, la formazione della memoria e identità, alcune conclusioni e poi indicazioni di 2 o 3 film bellissimi che possono essere riferimento anche per le lezioni nelle scuole. Allora, la storia dell'immigrazione italiana in Brasile, circa il grande flusso inizia nel 1875, alcune piccole zone della nostra, delle vecchie colonie qua tra Garibaldi e Bento erano già occupate nel 1870, però 71-72, però la data del riferimento in Rio Grande inizia nel 1875. Il grande flusso va fino al 1914. Qui bisogna tenere conto che sono arrivati circa 100.000 immigranti qui in Rio Grande, praticamente tutti dal nord d'Italia, tutta la zona del Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, il Trentino. Questi sono i percentuali, metà di questi immigranti arrivati in Rio Grande sono basicamente del Veneto. Qui si vedono le regioni, abbiamo ad esempio a Porto Alegre immigranti arrivati di Morano Calabro, che ha un gemellaggio con Porto Alegre, che è, diciamo così, sono immigranti urbani. I nostri arrivati qua in Rio Grande sono basicamente contadini o lavoratori manuali. Qui si può vedere la causa della crisi dell'immigrazione. I lavoratori che vengono in Brasile e lasciano il badile ai padroni. La musica simbolo di questa partenza è America America, che fa riferimento a questi versi bellissimi: dall'Italia noi siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina e vapore, e l'America noi siamo arrivati, che è la musica che poi è diventata l'inno dell'immigrazione nel mondo. Qui si vede la partenza fatta basicamente da Genova e poi anche dai porti, principalmente dalla Francia, dove la maggioranza dei nostri partivano con un viaggio molto lungo, tenendo conto che dopo il periodo di partenza in treno fino al porto, rimanendo lì nei porti per una settimana o due per aspettare la nave fino a che arrivasse a Rio de Janeiro, poi si faceva un periodo di quarantena lì a Rio o a Santos, poi si prendeva una nave minore che in una praticamente 4-5 giorni andava fino al Rio Grande, confine con Uruguay, addentrava al Rio Guaíba, che è un grande lago, per poi arrivare a Porto Alegre. Arrivando a Porto Alegre, dopo questi 5 giorni di viaggio, si andava in un altro battello a Montenegro e San Sebastião do Caí, dentro i fiumi, e poi a piedi, nel caso di chi veniva a Bento Gonçalves, Caxias e Garibaldi, altri 3-4 giorni a piedi per arrivare fino al lotto che era destinato. Insomma, un martirio per arrivare al destino senza ritorno. Questo è ho preso questa immagine dall'amico fumettista Iotti, che ha prodotto questo piccolo libro che è poi destinato alle scuole, dimostrando il demo via, andiamo via. Allora, il Brasile riceve circa 6 milioni di europei.
questo periodo, il secolo XIX, è il secolo che il Brasile fa l'abolizione delle schiavitù e ha necessità di manodopera. Si calcolano circa 1,5 milioni di immigranti italiani. São Paulo riceve circa 1 milione, 1,1 milione, come modello, come destinazione per sostituzione dei schiavi che lavoravano nelle grandi aziende di caffè. Il Rio Grande riceve circa di 100.000. Basicamente, questi che vengono al Rio Grande saranno lavoratori liberi, proprietari di circa 24 ettari, che sono 24 campi di calcio. Si può paragonare la misura delle terre, perché quelli che partivano, ad esempio, lì di Feltre, una famiglia aveva un campo di calcio, cioè sosteneva dava il cibo alla sua famiglia lavorando praticamente 100%, o molte volte metà di queste terre. Immagina quanto è stato produttivo, quanto è stato importante questo fatto di diventarsi qui in Rio Grande un grande proprietario di terras. Qua si può avere una misura del Rio Grande, piccolino, però, come ho detto prima, Rio Grande è la stessa misura d'Italia. Allora, Rio Grande ha 288. La differenza con l'Italia è che l'altitudine il posto più alto in Rio Grande sono 1.500 metri. Tutte le terre sono produttive, compreso questa che sono sopra 1.000 metri. Il Brasile ha 8 milioni, ha praticamente la misura di Europa. Allora, qui si può vedere il percorso che spiegavo prima, di arrivo dall'Europa. Si arrivava qua circa in direzione a Montevideo, si addentrava qua nel sud del Rio Grande, poi si andava a Porto Alegre. Poi l'occupazione si fa dalla metà del Rio Grande, nel centro Rio Grande, in direzione al nord, occupando poi tutto questo territorio. Questa è la differenza tra i Veneti di Rio Grande, i Veneti di Santa Catarina, i Veneti di Paraná, che vanno a occupare tutto il centro-ovest del Brasile, tutta questa zona. Quelli di São Paulo e quelli di Espírito Santo, quelli di Minas Gerais, come in questo periodo São Paulo era già la capitale, stava diventando la capitale economica del Brasile, anche se in maggioranza, in maggior numero di presenze, questi rimangono in una zona geograficamente più dinamica, rimangono incorporati, rimangono integrati, è la parola giusta, a un sistema economico che diventerà il sistema più importante del Brasile, anche perché il caffè era la monocultura del momento, assieme alla canna di zucchero. In questa zona si farà il processo di industrializzazione del Brasile. Allora, il flusso dei Veneti in Brasile non è che vanno anche all'ovest brasiliano, però la metà del Brasile che era disoccupata o occupata dagli indigeni viene occupata dai Veneti di Rio Grande, di Santa Catarina e di Paraná, che ogni 10 anni fanno occupazione, ogni 10 anni, di 400 km di territorio. Questa è la media. Dal 1870, dal 1880 fino al 1980 si fa l'occupazione di 4.500 km di territorio. Questo è un altro aspetto interessante che si faccia l'analisi dell'occupazione, del processo di colonizzazione, non come un fenomeno stanco, come un fenomeno fermo in 10 anni, l'analisi dei 10 anni. No, noi stiamo ancora vivendo il Brasile, raccogliendo e vivendo le conseguenze di questo processo di occupazione.
Qua si vede una fotografia di Don Piero II, che era un uomo illustrato per il suo periodo. Immagina che il Brasile è il secondo paese al mondo a acquistare la ferrovia, l'installazione delle ferrovie. Don Piero II ha portato in Brasile la fotografia, il daguerrotipo che ha acquistato in Francia. Era un uomo che ha percorso il mondo, non è andato soltanto in Italia per fare degli accordi per portare i migranti italiani, ma è andato in Libano, è andato in Africa del Sud, è andato in Germania, ha girato l'Europa perché aveva la convinzione che il modello brasiliano, che era basato su una struttura arcaica, doveva essere cambiato. Cosa può avere esattamente il Rio Grande, che è l'ultimo, abbiamo l'Argentina, Paraguay, Argentina e Uruguay, e qua l'Atlantico. Questo paese gigantesco e multiculturale, multietnico, multietnico, che qui sì, possiamo tornare a quel ragionamento che ho fatto all'inizio, di che questa epopea dei Veneti è paragonabile e credo che sia stata più difficile che la conquista dell'Ovest americano. Manca ancora nei libri di storia d'Italia, manca nei libri di storia del mondo. Qui si vedono le capitali, allora Florianopolis, Curitiba, San Paolo. Qui basicamente è la zona di presenza dei Triveneti, Lombardi, questa zona, e poi in direzione a qua, Campo Grande, che è praticamente una regione molto recente, nuova, né? Fondata all'inizio del secolo e occupata a lungo del secolo XX. E qua si apre un elenco telefonico, ad esempio, di Garibaldi, Bento, Caxias, Erechim, le principali città nostre, è l'elenco telefonico di Campo Grande, o elenco telefonico qua di Iguaçu, della zona di Iguaçu, o la zona di Chapecó, Xaxim, Xanxerê, nell'ovest di Santa Catarina. Qua sono andati i primi migranti, ma basicamente figli di migranti, in questa zona, la prima generazione, e la seconda generazione qua, la terza generazione, nipoti, pronipoti, in questa zona. Sì, a misura che le famiglie, la terra non era più sufficiente in questa zona, di 24 ettari, poi 60 ettari, si va ampliando fino a 200, 500 ettari, 1000 ettari in questa zona, a misura che le famiglie non avevano più la terra disponibile per tutti i familiari, e a misura che il governo disponibilizzava terre in zone a un prezzo molto conveniente, si vendevano le terre nel sud e si andava in direzione al nord. La regione Rio Grande, allora Rio Grande oggi ha spiegato che ha una misura praticamente uguale all'Italia. Qui farò adesso una piccola presentazione dimostrando cos'è questo territorio, chi ha visto il film The Mission con Robert De Niro, con la colonna sonora di Morricone. Questo era proprio il territorio delle missioni, la vecchia chiesa di San Michele è ancora qua in Rio Grande. Poi il periodo delle schiavitù, le fasce di occupazione nel territorio riograndense è molto interessante. I due eventi più importanti, che sono la rivoluzione Farroupilha di 35 e poi la federalista di 93-95, che ha colpito molto le nostre comunità. Allora, le misure si può vedere qua, si vede geologicamente, né? La differenza zona di la pedemontana, che è tutta tedesca, che sono arrivati qua da 1824 in quella zona qua, hanno occupato la pedemontana della Serra Gaucha, hanno ricevuto circa
in media 30-60 ettari, fino a 200 ettari, ma sono state precedute da immigranti della isola di Azores, Portogallo, che hanno occupato questa zona centrale, dove sono i Pampas di Rio Grande, Pampas, Gaúcho, che poi continua qua nella zona di Uruguay e Argentina, e qua una media oggi di proprietà è circa 300-500 ettari. I nostri qua nella zona, gli italiani nella zona Veneti, in questa zona, ricevevano circa 24 ettari. Poi quando si sono formate colonie particolari, la misura delle proprietà sono diventate più grandi di 30, 40, 50, dipendendo dalla disponibilità di chi li acquistava. In questa zona sono insediati tantissimi polacchi. Qua si vede la geologia, suolo molto antico in questa zona centrale, qua dove c'è la quarta colonia italiana, bisogna fare riferimento, che è Santa Maria, Silveira Martins. In questa zona qua ci sono ancora zone tutelate, dove il suolo è di 240 milioni di anni, con presenza di dinosauri. Qua è un suolo nuovo, è un suolo basaltico, che ha come vegetazione predominante l'araucaria, che mangia l'acidità del suolo. Qua è la zona di Santa Maria, che è molto particolare anche come paesaggio, ha una differenza. Allora qui nella zona vicino a Santa Maria abbiamo ancora una città molto interessante, una città di pietre, di alberi petrificati, che è la città che si chiama Mata, che facendo la traduzione è foresta. In quella zona centrale ovest del Rio Grande, centro-ovest del Rio Grande, si trova ancora questa immagine, che è della vecchia chiesa delle missioni, che è stata riferita, usata nel film The Mission, con De Niro, che ha concorso a un premio a Cannes, ha vinto Cannes. Qua sono i popoli prima dell'arrivo, nei 1750, il periodo di 100 anni prima del periodo di flussi migratori, né? Questa zona qua di ovest di Rio Grande, che è molto simile alla zona del Paraguay e alla zona dell'Argentina. Il Rio Grande ha vissuto anche un episodio conosciuto mondialmente, che è la rivoluzione Farroupilha, quando il Rio Grande è rimasto indipendente, dal 1835 al 1845. Qui si è fatto presente come un mercenario Giuseppe Garibaldi. In questo periodo il Rio Grande, immagina, aveva una popolazione di 200.000 abitanti. Immagina una misura d'Italia geograficamente con una popolazione di 200.000 abitanti. La rivoluzione federalista del 1893-95 è stato un altro episodio terribile per le nostre famiglie, perché è un confronto tra le élite di Rio Grande, tra repubblicanos e monarchisti, che a poco, nel 1889, lasciavano il potere assieme a Don Piero II. Si iniziava il periodo di Repubblica riograndense, e questo periodo di 2 anni qua in Rio Grande, non per il resto del Brasile, il flusso migratorio è stato fermato dalle autorità, dalle autorità italiane, perché era veramente un periodo di violenza estrema. Immagina che a Passo Fundo e poi nella zona del sud del Rio Grande, nella zona circondante di Bagé, in ogni posto sono stati uccisi, degolati per risparmiare i proiettili, 300 soldati maragatos, lenso che erano os republicanos, lenso rosso, e 300 lenso bianco,
Lenzo Bianco hanno sofferto questa estrema violenza. Molte delle nostre piccole comunità, come Santa Teresa, Montebello, quelle intorno a Veranopolis, Alfredo Chaves, quelle intorno a Garibaldi, hanno sofferto tantissimo la violenza perché i maragati venivano portare via i giovani, portare via il cibo, portare via quello che c'era per il sostento del conflitto rivoluzionario. Qua è il periodo, diciamo così, che la capitale di Rio Grande, ancora nel 1850 fino al 1870, era Pelotas, nel sud del Rio Grande, dove la produzione era il Rio Grande in questo periodo, soltanto con 200.000 abitanti, come avevo detto prima, una città come metà di Caxias, che si produceva praticamente la carne secca, il charque, che poi andava a San Paolo, a Rio, al nord-est brasiliano, per alimentare la mano d'opera schiava. Qua si vede un po' delle fotografie di Pelotas e con la grande quantità di mucche, di bois che erano raccolti nel Pampa e poi si faceva questa carne salata che serviva all'alimentazione dei africani. Il paesaggio naturale è, diciamo, io intendo che sia una delle cose più belle e che ha creato, assieme all'idrologia, ha creato delle sensazioni magnifiche alle famiglie. Immagino un bambino, un giovane, conoscendo questa straordinaria diversità che si trova qua nel sud del Brasile, nel clima subtropicale e poi tropicale. Allora faremo un percorso un po' per conoscere e fare una conoscenza di queste sensazioni di arrivare nel nostro territorio. Allora qua si vedono un po' di fotografie, sono zone che vanno dai 70 metri fino a 1500 metri, pieno di cascate, di colline che sembrano molto la pianura, la pedemontana veneta. Un immigrante che arrivava nella zona sopra i 400 metri trovava una densità di araucari, che è l'albero tipico, poi centinaia di legni diversi, di legni straordinarie per la confezione di mobili, di case, di attrezzi, ma l'albero predominante di questo territorio di Rio Grande, di Santa Catarina, dell'altopiano del Rio Grande, Santa Catarina e Paraná è l'araucaria, che è l'albero che è un ombrellone, e questo qua che state vedendo è uno a canela, ancora rimasto, ma che è un simbolo del territorio trovato qua. È uno che arriva a 50 metri di altezza, 48 metri di altezza, e ha 700 anni. Questa araucaria ha servito per, diciamo, la materia prima per le prime case, predominante per le prime case. Le tavole delle case erano fatte di 6 metri, di 7 metri, perché sono alberi che permettono la costruzione senza tagliare la tavola. Questo, chi arrivava a settembre, trovava un territorio così pieno, perché ogni mese, nella primavera, il mese di luglio è un mese di predominio del verde intenso, però quando si va andando avanti, agosto, settembre, ottobre, ogni mese ha predominanza di un albero. In mese di settembre si trova molto l'esplosione dei fiori rosa. Poi anche a settembre il giallo dell'IP rosa, che è un altro albero tipico qua del Rio Grande, si vede le macchie nella flora, in alcuni pezzi ancora originali, si può vedere e sentire il profumo dei fiori. Nel mese di ottobre arriva questo albero straordinario che serviva per fare
i zoccoli, che è la corticera da serra, che il frutto di questo albero era mangiato dai macachi, dai scimi. Ancora oggi si trovano di questi alberi che sono stati tagliati praticamente per servire, non alla produzione perché ha un legno molto, molto leggero, serviva alla confezione allora di zoccoli. Fino agli anni 70 le donne, le ragazze usavano questi tamanchi, che è fatto di questo albero molto bello arancione. Qua si vede un po' di questi, nelle zone più umide si trovano tanti di questi shashin, che sembrano un po' il pantano, la pantana, i fiori, frutti, centinaia di frutti diversi si trovavano in questo territorio, uccelli in quantità che non possiamo neanche confrontare, né, la quantità di uccelli e di pesci che sono stati trovati nel nostro territorio, la biodiversità del Brasile, qua c'è è un numero che non è attuale, non sono 1.801 specie di uccelli, sono 2.400 le specie di aves già segnalate nel territorio brasiliano, 600-700 di mammiferos, rettili, anfibi, 700 e 4.000 specie di pesci. La biodiversità maggiore al mondo. Qua si trovano gli uccelli bellissimi in ogni territorio, il tucano, qua il chero-chero che canta il voglio-voglio, la graglia azzurra, che è quella che prende il pignolo, che era il cibo anche molto disponibile per le prime famiglie, si mangiava molto la frutta, il pesce e i pignoi, e la raucaria prende allora questo pignolo e lo nasconde in mezzo al bosco. Quando lo nasconde poi non lo trova più, la foresta si rinnova con il lavoro di questo bellissimo uccello che è la graglia azzurra. Allora in tutto il territorio si vedono, come in Amazonia, il galo della serra, che è anche arancione, e poi il Rio Grande ad esempio ha 700 registri di uccelli diversi soltanto in questa zona qua del Rio Grande del Sud. Non so quanto ci sono in Italia, però in Veneto credo che non, in tutta Italia non ci sono 700 uccelli diversi. Qua si vedono il tucano, il cardeal, il gavion, pintasilva, il canarino. Questo è il sabbiá, che poi lo ascolteremo, questa è la graglia azzurra, il sabbiá lo ascolteremo, il canto dolcissimo, è diventato l'uccello simbolo dal Brasile. Poi anche i migranti hanno trovato, anche se nel territorio qua del Rio Grande è stato fatto un lavoro di espulsione delle popolazioni native, fatto proprio dallo Stato, che costringevano gli indigeni Guarani Caigangs, che erano quelli i padroni del territorio del Rio Grande, di spostarsi in direzione al nord. Allora era un territorio occupato, ma questa zona di Rio Grande sono stati conflitti per litiga di terre, praticamente nella zona nord di Rio Grande, non nella zona di le vecchie colonie, nella zona qua di Caxias, Bento, Garibaldi, praticamente era una zona già disoccupata. Gli indigeni sono stati spostati in aldeie, in territori nel nord del Rio Grande. Qua si vede un po' il fiume magnifico nostro, che è un fiume tutto di ciottoli, di sassi, che è un Rio das Antas, che sarebbe fiume dei tapiri, pieno di tapiri, che non si trovano più perché tutti li sanno, sono stati mangiati assieme ai piccoli animali. Si trovano ancora nelle zone protette, però non nel fiume, che poi cambia nome, diventa fiume Taquari,
Rio Taquari, que é o rio delle taquare, dei bambus, que é uma zona que vai fino ai 700 metri. Queste zone, per quando non esistevano le strade indigene, erano zone che per andare dentro il bosco, per fare 500 metri, 1000 metri, bisognava ore, perché erano talmente chiuse che non si poteva adentrare. Qua un poco di animale, i gatti, le onze, fino a 70 kg, questo qua è il tapiro, la onsa, piccoli animali, il tatù, armadillo, piccoli maiali sono ancora presenti nel nostro territorio. Questo qua è una volpe che si chiama Gracian domato, che è bellissima, è ancora molto presente in tutto l'interno dal paese. L'occupazione del territorio, adesso tornando, il grande percorso di occupazione del Brasile, succede perché? Perché il Brasile, fino al periodo della grande migrazione tedesca, italiana e polonese, il Brasile del 1800 del secolo XIX era basato su tre piedi: la grande proprietà agricola, grossa proprietà agricola, quella del caffè e del zucchero, lavoro schiavo, monocultura. E Don Piero II, che era un gestore molto intelligente, pensa un nuovo Brasile basato sulla piccola proprietà, sul lavoro libero e sulla policultura. Cioè, la policultura che poi viene negli anni, nel 1930, con il piccola manifattura, viene a fare una rivoluzione in Brasile, che è la rivoluzione industriale. Allora, il Brasile che cambia del 1870 fino al 1930 è quello che darà una nuova veste, un nuovo modello al Brasile, che è quello che si trova nel Brasile dinamico tra Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é quello Brasile sviluppato, che sono questi paesi qua che faccio riferimento. L'occupazione, già l'occupazione dell'Ovest brasiliano è fatta fino oggi con l'impianto delle segherie, dell'estrazione del legno e della produzione dei cereali. Come la soia, che è il Brasile, il più grande produttore di soia e di carne nel mondo, e queste famiglie, basta andare lì in tutto il Brasile e cercare l'elenco telefonico, l'origine di proprietà delle famiglie di questi negozi, sono gente nostra che hanno occupato 4.500 km di territorio. Qui sono immagini, faccio vedere qua. Questa è mia nonna, mia bisnonna Anna Maria Mesomo, che è partita lì di Santa Giustina Belluno, e Floriano Beniamino Giuseppe Prezzi, che è venuto qua nel 1876 con 8 anni e ha costituito la sua famiglia. Il mio nonno è qua, che è questo qua, nato nel 1894, proprio durante la Rivoluzione Federalista. Si è sposato con Guerina, nata in quell'anno, e questa Guerina è proprio il suo nome, fa riferimento a questa rivoluzione. Questa è la fondazione nell'inizio Novecento delle prime chiese, la fondazione delle prime cooperative, le prime case ancora presenti nel nostro territorio. Qua si vedono alcune delle case già di seconda, non le prime case, le seconde case. Qua si può vedere Caxias, che oggi ha 430.000 abitanti, all'inizio. Caxias all'inizio, e la nascita di piccole comunità, questa qua se non mi sbaglio è Ilópolis, nella zona del percorso dei mulini, già nel 1914 le prime case e disboscamento del territorio. Qua un'altra immagine del fiume, perché il fiume Rio das Antas sta qua? Perché questo qua divide a destra le nuove colonias, as novas colonias, come Guaporé, che va dalla zona di
della zona di Guaporé, Serafina Correa, lassù Nova Bassano, Nova Arassá, va fino Encantado. Allora, una colonia che ha 70 km. Allora, fino al 1875 l'occupazione del territorio sinistro e dal 1885 già si iniziava l'occupazione delle nuove colonie a destra del fiume Taquarientas. Perché fino agli anni 30, 70% della produzione agricola e di merce di Rio Grande si facevano attraverso i fiumi, i quattro grandi fiumi: fiume Taquarientas, il fiume Jacuí, Bicuí e Guaíba. Questo qua è il porto, si trovava nella zona di Santa Teresa, che era il porto di Garibaldi, colonia Conde Deo e colonia Dona Isabella Bento Gonçalves. Qua andiamo adesso, facciamo un percorso della conquista del territorio, le fasi, né? La fase di fondazione, 1870-85, con le due prime, colonia Dona Isabella e Conde Deo. Poi nel 1875, Fundos de Nova Palmira, che sarebbe Caxias, Silveira Martins, 1877, che è la quarta colonia. E poi un dato poco conosciuto è che in Rio Grande si trovano più di 70 colonie italiane fondate, molte, la maggioranza di queste venete, più di 74, 4 sono imperiali, molte provinciali, sono regionali e la maggioranza private. Che cosa significa private? È che lo Stato dona la terra a un privato che con questa iniziativa di valorizzazione del territorio, un imprendimento di immobiliario, diciamo così, fa vendita di questi lotti a privati che al primo momento erano sostenuto il viaggio. Diciamo così, l'acquisto della terra era gestito o dall'impero o dalla provincia. Poi, praticamente nel secolo XX, questo fenomeno viene fatto da privati. Allora, dando continuità ai cicli, il secondo periodo predominante di occupazione è quello di 1885 a 1914, praticamente si occupa tutto il territorio di Rio Grande, con la predominanza di figli di migranti. Allora, in quella zona di Caxias, Bento, Garibaldi erano già piene le famiglie con 11, 10, 11, 13 e 15 figli, aveva necessità di formazione di nuove famiglie in nuovi territori. Allora, tutta la destra del fiume Rio Taquarientas, fino al nord in direzione a Santa Catarina, viene occupata di figli. Dei 14 a 40 figli, nipoti, pronipoti vanno avanti fino agli anni 70, dove si arriva a alta foresta, si arriva al Mato Grosso, si arriva ai confini dell'Amazonia, 4.000-4.500 km di territorio. Qua l'esempio della carta geografica di Bento Gonçalves, come era gestito, come era pensato, come era distribuito, disegnato il territorio. Allora, ogni pezzettino, ad esempio, qua prendiamo una linea, abbiamo qua la sede di Bento Gonçalves, qua al centro, e tutta questa linea che va in direzione al fiume si chiamava linea Leopoldina, in omaggio alla madre di Don Piero II, ma anche alla figlia. Tutta questa linea Leopoldina aveva un lato nord, un lotto sud, e questo lotto aveva 200 metri di fronte per 1200 di fondo. Allora, 200 per 1200, poi evidentemente ci sono altre misure, sono cambiamenti perché passa il fiume, passa un piccolo fiume qua in mezzo, allora uno ha 30 ettari, l'altro ha 20 ettari, ma basicamente sono 24 ettari in questa zona di Bento, poi si ripete anche a Caxias e Garibaldi. E questa linea Leopoldina ha 200 ettari. Sede Dona Isabella in omaggio alla figlia
figlia, l'imperatrice, l'erdera del trono, Isabel. Qua abbiamo Garibaldi, Conde Deo, che è il genero, Don Piero, no, il genero, il, dell'imperatore. Poi abbiamo qua Santa Teresa in omaggio alla madre dell'imperatore. In questo periodo Linea Palmeros, che è un tracciatore, dove ci sono qua tutti i Belunesi, qua sono Farialemos tutti i Trevisani, qua abbiamo una linea a Montebello tutti i Vicentini. E questa è un'altra caratteristica bella delle prime colonie, che qua anche a Santa Teresa e Montebello, friulani, praticamente tutti della zona di Pordenone, di Frisanco, Maniago, i Tramontina, i Brun, i Roman sono di questa zona. Allora, questi colori nelle vecchie colonie significano che qua c'è una presenza di una provincia, di un flusso migratorio predominante di una determinata provincia. Allora qua si vede nella carta, vado più veloce, di 85 a 14 si occupa praticamente questa zona qua. Si vede qua Veranopolis, la nuova colonia, poi in direzione qua siamo già nella zona di Iguaçu, qua si vede già la carta geografica di occupazione, sto parlando dell'occupazione dell'Ovest brasiliano, non faccio riferimento alla zona qua di San Paolo, Minas e Spirito Santo. Qua si va più al nord, si vede qua il fiume Amazonas, queste qua tutte occupazioni di figli, nipoti, pronipoti delle nostre famiglie qua di Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Fino a Rondônia anche si trovano paesi che fanno riferimento al luogo di partenza. Qua la fondazione, faccio riferimento alle fondazioni, quali sono quali sono le colonie fondate in ogni periodo, già ho già spiegato. Poi qua, che è anche bello, un fenomeno molto tipico qua del Rio Grande e poi anche in Santa Catarina, che sono i patti di amicizia. Noi abbiamo almeno 30-40 comunità nostre che si sono gemellate, basicamente perché in queste piccole comunità, che qua potete leggere, ad esempio Dois Lajeados e Triquiana, Dois Lajeados ha ricevuto per la prima volta una delegazione nel 2010. Immagina che la prima delegazione è arrivata in un nostro comune, un ritorno di cugini e di nipoti è stata fatta nel 2010. Lui stesso si può parlare di Ibarama e Fonzaso nel 2012, si può anche fare riferimento a qua a San João do Polesine, Adria, Vila Flores e Arcier nel 2008. Le nostre comunità sono rimaste molto tempo e questo è il merito, un ringraziamento che va alla Regione Veneto e ai flussi migratori di aver recuperato quello che lo Stato italiano è rimasto costretto a fare il suo impegno nelle grandi comunità. Per i consolati, per lo Stato italiano, la presenza bastava a San Paolo, bastava a Curitiba, bastava a Porto Alegre, a Buenos Aires, a Montevideo. Le nostre migliaia di piccole comunità sono state recuperate basicamente dall'arrivo di queste delegazioni e fortemente nel periodo dove l'assessore ai flussi migratori era Oscar De Bona, che ha favorito una serie di iniziative e dei bellissimi progetti molto presenti nelle nostre comunità. Qua si vedono un po' in giallo la carta e l'occupazione, un po' vado veloce con le fotografie, qua si vede Veranopolis, Alfredo Chaves nel 38,
Poi vedremo un po' di fotografie. Aratiba, che è nella zona nord di Rio Grande, che è gemellata con Cesio Maggiore, vedi Aratiba alla nascita. Bento Gonçalves, qua il bellissimo monumento all'immigrante, il Museo dell'Emigrazione che ho potuto organizzare negli anni 80, una festività al centro di Bento. Qua a Caxias do Sul, che è molto interessante di vedere, la via principale, la Julio de Castillos, che è la via principale, nel 1880 e oggi, con 430.000 abitanti. Qua Garibaldi, il centro storico di Garibaldi, che è molto bello, che era a Colonia Condedeo, Ilopolis, Museo del Pane, Sobradinho, che è gemellata con Cornedo Vicentino, nella zona di centro Rio Grande. Abbiamo un altro aspetto interessante, è che al mondo si sono tutelate con architettura veneta soltanto due città. Allora, questo è un merito dal governo brasiliano, di riconoscimento del patrimonio dell'architettura veneta italiana in due città del Rio Grande. Abramo, nel 1988, 48 case di legno tutelate con legge brasiliana di protezione. In Santa Teresa nel 2010, anche tenendo come riferimento il campanile neogotico veneziano costruito da Massimiliano Cremonese, questo campanile trevisiano viene tutelato tutto il paese. Non esiste in un altro paese al mondo, che sia l'Australia, che sia l'Africa del Sud, che sia il Canada, che sia la Svizzera, una iniziativa di tutela dello Stato. Lo Stato brasiliano ha il merito di tutelare queste due città, non soltanto due città protette a livello nazionale dal Ministero della Cultura, ma anche il Caminhos de Pedra viene tutelato dalla regione Rio Grande do Sul, che è un percorso di famiglie, case di pietra, un percorso di famiglie bellunese, che è un riferimento anche a livello di turismo nazionale. Ma lo Stato brasiliano ha diciamo così, questa iniziativa, che è unica al mondo perché tutela due città e le protegge con legge, con risorse, ma protegge anche la lingua, che è l'italiano, che è una coinè con contributi del portoghese, del vocabolario indigena, perché i fiumi, gli alberi, gli animali hanno nomi, parole indigene. Ha una coinè con tantissimi dialetti, cremonese, mantovano, furlano, e poi con predominanza dei dialetti veneti. Questo è l'italiano, che è la lingua che unisce il sud del Rio Grande fino all'Amazzonia. Si può parlare italiano fermandosi in ogni comunità e parlando in alta voce: mi sono italiano, grazie a Dio, che hai un tavolo, hai una polenta, hai un buon vino e hai la possibilità di avere una famiglia che ha un'identità comune. Questo è il museo di Bento, che è bellissimo, che è stato fondato negli anni 80. Questo è un po' del patrimonio nostro. Questa è la città di Antonio Prado. Qui si può vedere quale scene nel film Il Quadriglio, che è uno dei film che io indico poi come riferimento. Poi qua il Caminhos de Pedra, che è il percorso turistico oggi molto, che riceve circa 150.000 persone all'anno, e è un percorso molto interessante per il ritorno alle origini. Qua Santa Teresa, che è anche scenario di tantissimi film, vede qua l'equipe che lavorò. Bene, il Rio Grande do Sul anche ha una produzione di storia, una produzione letteraria unica al mondo. Questo è un merito che va al frate Rovilio Costa e a tantissime, migliaia di scrittori, di ricercatori che hanno prodotto opere straordinarie. Farò riferimento qui soltanto a 3-4 libri che credo siano interessanti a chi cerca di fare ricerca. Allora, questa è la Bibbia di 1925, fatta proprio nell'anno di commemorazione, il 50° dell'immigrazione veneta italiana in Rio Grande. È un volume che fa un censimento molto interessante
con i primi negozi, la nascita delle comunità. Poi nel 1950 abbiamo questa produzione, 1950, abbiamo questa produzione, sono i 75 anni di presenza, anche facendo una bella radiografia di quanto sono sviluppate le famiglie e i piccoli comuni. Poi per i 100 anni, l'opera nel 1975, poi nei 130 anni questo, che è molto bello, fotograficamente è un archivio fotografico molto interessante. E quest'anno, scorso, ho fatto parte dell'equipe che ha prodotto i tre volumi, credo che sia l'opera più importante, più significativa, che sono i 150 anni, non prendendo riferimento come questi primi che ho menzionato prima, che prendono come data riferimento di 1875. No, questo qua è un volume che prende la data di creazione delle vecchie colonie per Don Piero II di 1870. Questo qua, spero che nella consulta del prossimo anno possiamo portarli per ogni associazione che ha contribuito molto per i rapporti e per tutte le iniziative che abbiamo sviluppato qua nel Rio Grande do Sul, in Brasile. Poi qua faccio una riflessione tenendo conto l'esperienza di questo personaggio, Massimiliano Cremonese, che ha lottato in Francia nella Prima Guerra Mondiale, comunque con 16 anni, ha tornato al suo paese che è Fagaré della Battaglia in San Biagio di Calalta, ha costituito famiglia dopo il 18, avendo passato una delle torture più forti della Prima Guerra Mondiale, è immigrato, ha fatto il restauro, ha lavorato nel restauro del campanile della chiesa di Fagaré. Poi è venuto in Brasile e ha costruito un campanile uguale, ossia ha immigrato con la sua famiglia e ha donato al mondo, ha donato un simbolo della sua identità, della sua storia. Anche in particolare la vita di Massimiliano Cremonese, che è registrata nel film Faccia a Faccia di Boca Migoto, che si può vedere, Frente a Frente. Lui ha lottato in questo piccolo paese, nella Francia, e ha distrutto un ponte. Lì sono morti una decina di tedeschi. Poi uno dei suoi lavoratori, migrando dalla Germania, in un giorno in costruzione di un mulino, di una fabbrica a Serafina Correa, si incontrano, immagine, lottano, fanno una lotta uno contro l'altro in Francia, un trevigiano, un tedesco, e poi si incontrano nella metà del secolo XX per fare una riconciliazione nel territorio brasiliano. E questa è una sintesi un po' che si trova in centinaia di famiglie, ognuna ha la sua storia. Due film recenti, questo qua, Il Quadrilho, è stato concorso all'Oscar già alcuni anni, si può vedere, è una bella radiografia, una storia molto particolare successa qua in Rio Grande. E poi l'anno scorso il film Legado Italiano ha vinto un premio a Trento, come anche con molta sensibilità ha dimostrato questa occupazione del territorio brasiliano, questo pezzo Veneto nel sud del Brasile, l'ottava provincia veneta nel Rio Grande do Sul. Io vi lascio ringraziando, volevo ringraziare la piccola, perché io sono stato in Veneto negli anni 80, per la prima volta con un gruppo di giovani, vivendo lì una settimana.
assieme ad altri giovani che arrivavano da Spirito Santo, arrivavano nella provincia di Vicenza, arrivavano per sentire, conoscere, ritornare alle origini. Io sono sicuro che quella esperienza mi ha cambiato la vita, mi ha fatto vedere, sentire, mi ha regalato un pezzo di identità in un paese multiculturale come il Brasile. Il Brasile ha centinaia di presenze, ha una diversità immensa e avere una identità, avere un riferimento mi ha dato una forza, un riferimento importantissimo di formazione con tutto quello che ho potuto imparare e un po' insegnare di quella che è stata la nostra esperienza di Veneti nel sud del Brasile. Finisco con un riferimento che è fatto che mio nonno faceva sempre e ha insegnato il mio padre. Quando il nonno non racconta, quando il nipote non ascolta, si rompe la vita. Quando il nonno non conta as historias, quando il neto non escuta, rompe il suo ciclo da memoria, rompe il suo ciclo da vita. Un strucon e grazie dell'invito. Spero aver dimostrato un po' quello che è il Veneto del Brasile. Ciao. Grazie Cesar davvero per questo tuo intervento ricco di particolari, ricco di storia riferita al fenomeno migratorio veneto in Brasile. E Cesar ci ha voluto deliziare anche con un altro regalo che ovviamente vogliamo subito rendere a voi, a tutti i nostri ascoltatori che in questo momento ci stanno guardando in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Due video davvero interessanti che parlano proprio ancora di più, rimarcano questo fenomeno migratorio che ha portato decine di migliaia di veneti in Brasile. Quindi deliziamoci con questo omaggio che ci ha voluto regalare appunto Cesar Prezzi e noi ritorneremo subito dopo. Buona visione. A topografia do país de Cucaña é dominada por uma montanha, na verdade um vulcão, que expele moedas de ouro. Quando chove nesse país, chovem pérolas e diamantes, mas também podem chover ravioles. Sem terra e sem pão, camponeses da empobrecida Itália do século XIX acreditavam que esse país da cocaína existia e ficava na América. Em direção ao porto, navegam embarcações carregadas de especiarias, mortadelas, toda sorte de embutidos e presuntos. E lagos de molhos soberbos estão coalhados de polpette e figatelle. Fornadas permanentes de pão de farinha de trigo abastecem os habitantes do lugar. Fugindo à miséria e às perseguições políticas, homens deixam suas casas, a paisagem familiar, o cemitério onde dormem os avós. Cheios de esperança num futuro melhor, conhecerão outras estrelas e outros costumes, construirão outras casas, criarão outras paisagens e enterrarão seus mortos noutros cemitérios. Vindos principalmente da região do Vêneto, milhares de homens, mulheres e crianças atravessaram o oceano e chegaram ao Brasil. Quando que eles saíram de lá, saíram com o destino, né? Para onde que queria ir? Então, falecido avô e falecido tio, né? Irmão do falecido avô.
Se noi queremos andare in una regione onde che esiste vino e trigo e miglio. Então vai lá no Rio Grande do Sul, que começaram, né? Começaram aquela história, vamos multiplicando, assim foi andando, assim está andando, até o fim do século, eu calculo. Vieram de Parma, que lá sim, como é que ela contou, lá passaram miséria e fome, um ovo comia em quatro pessoas, onde que uma pessoa aqui come quatro ovos. Quando saíram de lá aconteceu muitas coisas. Muitas mulheres talvez ganhavam um nenê pela estrada e tudo. Aconteceu, morreu o nenê, levar para cá de que maneira? Que eles botaram, que tem a história, não? 36 dias de máquina e vapor, não? Fazia o quê? Botava, brulhava todo com banho, botava no travesseiro onde tinha pena, jogava no mar para os peixes comer, para desaparecer. Isso, não porque isto, porque aquilo, essa não são histórias, essa é pura verdadeira. Mas a persistência foi grande. E dos encontros e desencontros entre italianos e brasileiros do Sul, nasceu uma realidade nova e original. A avó da minha mãe é búlgara. Não sei te dizer de onde vieram, né? O que quer dizer bugre agora? Tem os índios e tem os bugres, esses anos diziam. Agora não sei, acho que é a mesma raça ainda, né? Porque eu acho que índios aí em português e bugre diz italiano, eu acho. Meu pai é gringo, italiano mesmo, né? Nossa, cursinho! Já fala! Ali, agora que falta ajeitar mais pegadinha. Eu falo italiano. Bom, às vezes meio atrapalhado, porque é 30 anos que a gente está no português, né? Senão lá com meu pai e minha mãe, fiquei 20 anos lá com eles, sempre fui italiano. Portando bevere e di mangiare di un bel letto per riposa. Não é preciso se pensar numa grande harmonia para se pensar, digamos, na riqueza cultural. Riqueza cultural não é a mesma coisa do que mestiçagem, nem que justiça social, nem igualdade. Riqueza cultural pode advir de condições extremamente adversas socialmente. E, aliás, é o que muitas vezes acontece, porque numa situação de resistência, o que é que se faz? Se exacerba justamente a produção cultural para, digamos, afirmar a sua identidade. E que a cultura nasce dessa dinâmica. Na realidade, a cultura, inclusive, se forma pelo contraste. Quer dizer, ela necessita de outras sociedades para, de certa forma, tomar consciência da sua identidade e se afirmar como cultura. No caso do sul do Brasil, você teve várias ondas migratórias, né? Primeiro, portuguesa, os espanhóis, né, que disputaram aquela área e que colaboraram na aniquilação dos índios da região, que eram, sobretudo, guaranis. Bom, você tem os açorianos também. Você tem depois esses italianos, que são uma imigração muito interessante, aliás, porque ligada a uma tentativa de se estabelecer trabalho livre no Brasil, quer dizer, está diretamente ligado ao fim da escravidão, ao mesmo tempo que está ligado a uma utopia anarquista italiana. Veio da Itália. E veio da Itália, veio o
o pai dele. Eles trouxeram ferramenta de lá, ferramenta de madeira. Mas ele sabe quando que foi dali, em vez de fazer igual, ele fazia um pouco indiferente. Esse aqui veio da Itália, trazido pelo nono Vicente, que veio como imigrante, que parou em San Marco de Caxias. E de lá eles vieram morar para cá depois. Fiquei de herdeiro da profissão. Moinho, só que de erva, essa coisa tudo. Único herança do pai que ele lidava nisso. Primeiro a colheita no mato, depois vai para a sapecadeira. Depois de sapecada, entra num secador. E depois que vai para o coxo. Agora, antigamente era aripuca. Botava no aripuca e fogo embaixo até secar. Hoje é tudo mais moderno, vai encher de lago na máquina e já sai pronta lá no fundo. Depois vai para a cuia. Tu pega, tu lava a cuia. Depois tu bota dentro da água, assim a erva empacotada que tu compra. Depois tu bota um pouquinho de água fria de um lado, que não queima a erva. Depois tu deixa esquentar um pouco a água, não que deixa que ferve a água. Depois tu começa a botar dentro da água, dentro da cuia, tu senta, toma chimarrão, tu fuma. Se me falta chimarrão, me dá dor de cabeça. É sempre às 5 horas, eu faço o meu serviço, tomo chimarrão, depois vamos tudo para a roça. Quem vai para o colégio vai, quem vai para a roça trabalhar, vamos tudo para a roça. Depois vamos para casa, quem faz um serviço, quem faz outro, quem vai atrás dos animais. Agora com a colheita do fumo, eu e a menina vamos para a cozinha e eles vão na varanda amarrando fumo. Eu estou voltando da roça, vim para casa fazer o almoço para os filhos. Eu até agora fiquei na roça a regar fumo, desisti de regar o fumo com arado, né? Porque o boi está manco, né? Está manco. Senão eu estava indo lá. Um é mineiro, esse, e esse é leão. O leão é meio brabinho, o leão às vezes, né? Me sopra. Eu falo com uma pessoa. Como eu estou falando com uma pessoa, eu falo com eles. Arda que te espaco, eu acho que digo, né? E eles são muito inteligentes, esses bois. Muito, 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 muito inteligentes. Ah, a gente tira o fim de semana só para ajeitar as unhas, né? Senão de segunda até a sexta noite é no serviço. Ah, nos domingos a gente sempre vai na igreja. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um paradoxo que sempre se observa é que no exílio os grupos são sempre muito mais realistas do que o rei. São muito mais ciosos de uma tradição cultural do que se estivessem na sua terra. Porque na sua terra a questão da identidade de certa forma não se coloca. Ela é dada pela nacionalidade, pelo registro civil. No exílio, na diáspora, essa condição tem que ser reafirmada o tempo todo. Italiano. Por quê? Somos tutti italiani. Non parlo italiano. Todos os grupos de diáspora, isso é conhecido, né, são extremamente conservadores culturalmente. Né?
a ponto assim de conservarem coisas que, evidentemente, na terra de origem não se conservam. Por exemplo, certas características linguísticas, um certo sotaque, uma certa maneira de se vestir. Pode exagerar e focalizar em alguns traços muito específicos a sua distinção. Tá certo? Não é a tradição em bloco que vem na diáspora. É uma tradição filtrada pela memória. Essa seria uma vaquinha. E aqui seria um porquinho. Então aqui é a orelha, né? Aqui é as aspas, aqui é a testa. Fazia uma promessa, né? Se tinha uma vaquinha doente, eles faziam, prometiam a vaquinha. Se tinha um porquinho, tudo, um animal, uma coisa, e daí levavam lá o dia. Você guarda a sua italianidade em fragmentos dessa memória. Aqui as duas mãos, aqui é o saco do touro, aqui as batatas, e aqui as pernas e aqui a cola. O italiano aprendi mais foi com meu avô em casa. Meu avô, ele fala sempre, quase sempre italiano, né? Moro junto com meus pais, meu avô e minhas tias, minha irmã, onde trabalhamos na roça, no sustento da família, e produzimos assim, produtos para venda. Você coloca a galinha ferver, você coloca o chapelete depois de pronto e cozinha. Polenta, radici e queijo. Aquela é a minha comida preferida. Se o tempo ensina a planta, ensina, não precisa técnica, sabe? O tempo, assim, cada época, assim, tem um ciclo, sabe, da árvore. Daí você tem que podar, tem que amarar, tem que colher e tudo assim, né? Vai indo, é um... Olha, você trabalha agora nessa época, vamos supor, de poda e amarração. Depois, só tratamento. Diga, o tratamento, isso é que fala tudo, é aquele lá em cima. Depois vem até a colheita. A cultura não é uma coisa parada, é uma coisa que está sempre em movimento e sempre se recriando. Então, aqueles ícones de identidade são parados no tempo, esses não funcionam. Agora, o que funciona assim é aquilo que se recria, e que se recria dentro de uma, aí sim, de uma certa tradição. Porque a dinâmica cultural é recriar. O Brasil vem se fazendo com a mistura de povos. Gente que deixa seus lugares de origem em busca de pão. Ah, nós somos um talhão misturado com índio, assim. É uma mistura, assim, de negro com burro, é uma mistura. É uma mistura de raça. Havia um velho imigrante que dizia: Qui
ou se vince ou por se morre. Aqui, ou se vence ou se morre. É preciso trabalhar sempre. E a Cocanha foi conquistada, foi construída. Da indústria doméstica, a primeira iniciativa de torná-la viável é a construção dos moinhos. Há um peregrinar que se faz na nova terra à procura do pão. A palavra moinho vem de mó, disco de pedra destinado a moer cereais. Como pão, os moinhos têm uma longa história. E como pão, são um patrimônio da cultura humana. Eu e a esposa já temos uma prática. Se é um outro, já eu não me acho, né? Ela faz uma parte, eu faço a outra e funciona. Tu vai aprender de moinho, tu não aprende de um dia para o outro. Tem muita burocracia dentro do moinho de trigo. Quem sabe do esquema, tudo que bem, mas quem não sabe, não descobre. E não aprende de um dia para outro. Tem tudo seu segredo. Tem 383 parafusos. E foi feito tudo, eu fiz a mão. Tem uma ferraria, eu fiz todo o braço. Metade é dente, onde cada dente que tem por fora tem o contradente da engrenagem. Para segurar isso aí, firme. Trabalhei 45 dias. Dentro, dormindo de noite no moinho. Hoje, se eu deitar no moinho, hoje eu durmo melhor do que dormir na cama. É uma música, para mim é uma música de silêncio, para a gente descansar mesmo. Esses anos era tocado a água, era a turbina que tocava. Lá dentro era, tinha que ter muito cuidado, porque tinha um monte de coreia que girava, tocava as peneiras, tocava descascador de arroz, cilindro para moer trigo. Mas era bonito de ver, porque cada peneira tinha a função dela. Tinha aquela que tirasse o farelo, tinha aquela que tirava o farelinho. Tinha farinha de primeira, tinha de segunda. E aí, conforme as camadas, ia emparelhando dentro da caixa. E aqui vinha a engrenagem de ferro. E a engrenagem de ferro, ela tocava a parte do moinho. Os nossos moinhos contaram com artesãos da mais alta competência para serem construídos. A engenharia de um moinho colonial é fascinante, sob o ponto de vista técnico e sob o ponto de vista estético. Queste costruzioni comunque hanno un'origine italiana, cioè sono emigrate insieme alle persone dell'Ottocento. Questi emigranti sono portati dietro la loro bagaglio culturale, in questo caso sono portate con loro le conoscenze acquisite e l'esperienza. La maggior parte delle persone provengono da paesi montani e è grande tradizione nel nord Italia costruire case in legno. Una struttura semplice, una struttura arcaica, diciamo, ma di una efficacia, di una funzione notevole. Non solo
rigore e perfezione nell'assemblaggio, negli incastri, nelle calettature della costruzione, ma anche proprio la coscienza di il sapere di prevenire anche problemi nel futuro. Mañana levanto, vou tirar leite e lá depois eu vou para fora, venho fazer a limpeza, mas preciso umas 2 horas todas as manhãs, a limpeza daqui em roda do moinho. Serviço é tudo, é de homem, de mulher. Eu era parte da trilhagem, né? Era puxado com o trator, nas colônias, trilhar o trigo. Depois outro meu irmão pegava o caminhão, ia recolher o trigo. E aqui no moinho então tinha mais um irmão e um tio que recebia o trigo. Tudo dependia de roda. Então a minha avó diz hoje, diz é dia de Santa Catarina, vamos rezar antes de ir para o trabalho, vamos rezar e depois cada um faz a função dele. Tinha uma mulher tanto que outra, aquela, eles queriam matar ela, na época eles queriam matar, e ela foi perto da roda, e os outros foram para empurrar ela. Empurraram ela, a roda fez assim, abriu, caiu, e ela ficou ali que nem uma estátua. Então por isso que ela é ligada de Santa Catarina, que é protetora das rodas. Aí é que tinha água, vem por baixo naqueles canos. Daí vou mostrar a tal de roda da mangueira aqui, que vem. Vem cá. As pedras, essa aí eu moí há 50 anos nessas pedras. Aqui, ó. Esse ali, ó. Esse aí é meu moinho afamado. O ocaso do aproveitamento dos moinhos coloniais se dá com a instalação das grandes indústrias moageiras. A energia elétrica substitui o cilindro. Na época tinha muito moinho colonial, né? Hoje já não existe mais. Os grandes tomaram conta. Aí eles foram vendendo as cotas para os outros moinhos. Ficou esse moinho bem grande e os pequenos foi. E daí então, por exemplo, o Banco do Brasil dava empréstimo. 60, 90 dias. Nós estávamos ainda com a farinha em casa. Daí o pessoal disse, o que adianta nós trabalhar e não ter o lucro? O meu gerro queria levar ela para lá para Três Coroas, então eu já estava tudo arrumado para ele tirar daqui para levar. Eu não quero mais moer. Ele pediu, eu dei. A industrialização, progressivamente, acabou por desestimular a manutenção dos moinhos coloniais. O que nos sobra, como bem coletivo, são estes moinhos, alguns deles ainda teimosamente ativos. A ideia do Caminho dos Moinhos, na verdade, é uma ideia que nasceu com a Judite Cortesão. Vocês precisam ir para o sul, precisam conhecer a mata de Araucária, precisam ir na Serra Gaúcha, mas não na Serra Gaúcha turística conhecida. Lá para o lado de Ilópolis, no alto do Taquari. Vocês vão encontrar moinhos fabulosos. E um deles, justamente o moinho Colonhese, que está no meio da cidade de Ilópolis, no centro, estava abandonado na época. O moleiro tinha morrido, o velho moleiro, a família ia vender aquilo. Começamos então a movimentação. Brasília, São Paulo, fizemos um pequeno projeto com a ideia da criação do Caminho dos Moinhos, batalhando o apoio de instituições, de pessoas.
formamos então essa Associação Amigos dos Moinhos, com a finalidade justamente de preservar e restaurar esse patrimônio histórico dos nossos antepassados. E la ILA, Instituto Italo Latinoamericano, me enviou para vedere la situazione qui, che qual era la impressione. Di questo mulino, devo dire, la cosa mi ha più impressionato non l'esterno, ma l'interno. Perché l'interno, con ancora i macchinari in legno, anche se in parte già portati via dal mulino, ma sembravano delle opere d'arte, sembravano le scale di Escher. A cultura vai da tradição à invenção. No Vale do Taquari nasce o Caminho dos Moinhos. Preservar um moinho para ser somente um documento, que ele é, mas ele é a nossa vontade, é que esse patrimônio histórico seja muito mais do que documento, que ele seja instrumento de mudança, de melhoria na vida das comunidades, enfim, de transformação. São três blocos: o moinho, o bloco antigo, que vai funcionar como um moinho, como uma bar, café, padaria, mas aqui vai ser a escola de confeiteiros e de padeiros. E, paralelamente, aquele muro rosa de tatuagem vai ser o Museu do Pão. A nossa região pode ser um bom exemplo de como o velho convive com o novo e como ele sinaliza para este novo também. É criar alguma coisa muito original dentro do que tem aqui, de diverso, de variado e diferente do resto do país. Isso só existe aqui nesse pedaço. Para mim era um paiol, sabe, criador assim de ratos. Então a gente passou a olhar mais, a perceber mais as coisas, dar mais valor para esse tipo de coisa. O construtor tem tendência em desmanchar e fazer novo. Hoje vejo o seguinte, que restaurar também é muito válido. Substituir só o necessário mesmo, preservar o máximo da madeira, que na verdade faz parte da história, né? Não é para a gente ficar imitando e fazendo casas com esse modelo hoje em dia. Não faz o menor sentido construir mais casas assim. Isso tem importância porque retrata uma época, retrata um momento e está vivo, é útil ainda. Pensava que ia ser uma coisa assim, ninguém. Eu acho que não. Tá bonito. Eles vêm ver porque é verdade, tá ali para os olhos ver, né? A preservação da memória ou do patrimônio é também um recurso econômico muito. Tipo, fazer pousadas, restaurante que tem muito pouco em Lópolis. Porque vai incrementar o turismo, vai incrementar o trabalho, né? Do Museu do Pão, do Moinho Colonhês de Ilópolis, é o ponto de partida para o caminho, onde iremos trabalhar com dois moinhos no município de Arvorezinha, dois moinhos no município de Antagorba, dois moinhos possivelmente em Putinga e mais um moinho em Relvado. Meu pai, filho de imigrantes, nos criou dizendo: é preciso que vocês amem este país, porque ele acolheu meus pais e lhes permitiu pensar em ter uma família, em ter trabalho, cultivar a terra e ter o pão.
O pão é o alimento símbolo, é o alimento síntese. Ele tem um valor simbólico para além daquilo que ele é objetivamente. Foi novo, é tão novo como o mais novo. Con questi due video termina la seconda parte della giornata dei Veneti nel mondo, la grande storia dell'emigrazione veneta. Mi raccomando, facciamo una breve pausa di pochi minuti, torneremo in diretta nuovamente direttamente sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Pochi minuti, vi anticipo di cosa tratterà la terza parte. Il protagonista sarà Dino Bridda, direttore della rivista Bellunesi nel Mondo, e Dino Bridda ci parlerà dell'ingegno migrante, 5 illustri bellunesi nel mondo poco conosciuti. Torniamo veramente in 2-3 minuti, rimanete con noi.